Ah, il pavé. Si chiama porfido. In dialetto milanese adesso siamo al pavé. Ma dite se è una mesa calabresa stersere dal dialetto milanese. E vabbè. Calabrisella mia. Peccato che non ho l'abbronzatura dei calabresi. Cantami calabrisella mia. Io ti canto mia bella madunina. No, la sai? Sì, te la so. Calabrisella mia, la sai? No. Vedi, però non puoi non avere legami con la tua cultura d'origine. Ma io non sono calabrese, avevo la bisnonna calabrese. Vabbè, le origini non mentono. Fluera era bello, due laghi ghiacciati l'anno scorso, vediamo se il global warming quest'anno li ha fatti sciogliere in anticipo. Cos'era il 30 giugno l'anno scorso, vero? Quindi circa una settimana prima. Ti fidi di quello che dico io, perché te figurati se ti ricordi i giorni. Ti pare, dimmi l'anno scorso poi. Domenica 30 giugno. Ah, wow. Domenica 15 luglio eravamo andati a fare il Furca. Domenica 23 luglio eravamo andati a fare Grande e Piccolo San Bernardo. Beh, ma perché tu li vedi anche nel computer quando li editi? Eh beh, certo. Ah, guarda il trenino rosso del Bernina. Attenzione, sterrato. Porca puttana. Sterrato e gomme sportive non è che sono una grande accoppiata. Ah, proprio un bel tratto di enduro questo. Beh, dai, direi che la mia gomma, che ha un giorno di vita, non dovrebbe avere problemi. Ha sopportato qualsiasi cosa. Manca l'acqua però. Ecco che è la cosa per cui è sconsigliata. Speriamo. Porca la miseria. Che bellezza però qua. Occhio che è tutto interrato qua, magari scivola la moto. Ma te quando facciamo i passi si tappano le orecchie? Ma raramente. Secondo me ormai siamo talmente, il nostro corpo è talmente abituato agli sbalzi di pressione che non succede più nulla. Può darsi. Ma li supero quelli col GS o... Sì, tanto penso che... Cioè, tu vieni? Sì, sì. Ma guarda i ponti del treno. Guarda anche là in alto, che fighi. Sì. Altro laghettino. Questo palesemente artificiale. Sembra una piscina gigante. Comunque c'ho un mal di culo, porca puttana. Questa sella qua è insopportabile, veramente. Ma cosa facciamo, benza? Vediamo quanto costa. 1,54. ma non è franchi? Ah sì. Boh, arriviamo. Beh dai, arriviamo giù statale, tanto ci saranno. Ho ancora 3 tacche, tu ne avrai 4 sicuro. Ma ne ho 3. Ah. Ho fatto 197 km. Sì, sì, sì. Guarda che belle ste casettine. Sì, ecco, però tipo qua non ci verrei a vivere. No, beh, no, qua no. Troppo infognato nella valle. Ah, il pavé tocca sana per il mal di schiena. Porca. Si chiama porfido. In dialetto milanese adesso siamo al pavé. Ma dite se è una mesa calabresa stersere dal dialetto milanese. vabbè. Calabrisella mia. Peccato che non ho l'abbronzatura dei calabresi. Cantami calabrisella mia. Io ti canto mia bella madunina. No, la sai? Sì, te la so. Calabrisella mia, la sai? No. Vedi, però non puoi non avere legami con la tua cultura d'origine. Ma io non sono calabrese, avevo la bisnonna calabrese. Vabbè, le origini non mentono. La nonna veneta e il nonno piemontese. E che bel mix.
solo dalla parte di mio papà è lombardo. Doc. Attenzione, Tienka Chu di qua. Guarda che chiesa, hai visto? La campanile, che figo. Sì. Campanile basso e tozzo. Tiefen Castle, 17 km. 27? 17 ho letto io. Attention, lavori. Guarda qua, tipo canyon. Che parete rocciosa. Parete rocciosa a destra, parete rocciosa a sinistra. Degrete Roselle di KTM in mezzo. Comunque nei video ve lo ricordiamo sempre alla fine di iscrivervi al canale e di lasciarci un like, che per noi fa molto piacere sempre, dato che è una sorta di gratificazione al lavoro che facciamo ogni giorno per portare sempre contenuti nuovi e innovativi anche. E soprattutto attivate la campanella dopo esservi iscritti, così non vi perderete nessun nuovo video. Luna, vuoi aggiungere qualcosa? No. Luna Colombo, sempre con l'intervento pronto. Raga, iscrivetevi al canale, perché tanto voi non costa niente e ci fate un piacere. Non costa, è gratis. Gratis, quindi basta soltanto cliccare su iscriviti. E storiamola Swift. Sei in quello stato di torpore, dormiveglia. Penso che stasera non riesco neanche a capire da che parte sono girata e mi addormento subito. Comunque, nonostante siamo nelle valli svizzere, fa un caldo della Madonna, ci sono 32 gradi. Io sto bene. Pazzesco, perché quando ho freddo io tu stai bene, quando io ho caldo tu stai bene, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma la L sta per... Cosa? C'ha una L in blu appiccicata alla targa svizzera, che pare la L di Lussemburgo, però la targa svizzera... Non lo so. Ah, Davos, qua. Bene, con un grande colpo d'occhio ho visto il cartello Davos, che è il paese dove dobbiamo arrivare per iniziare il Fluela Pass. Mi sono buttato proprio nella strada. Fortuna che Luna, a differenza del solito che la sgrido sempre, era a distanza e non mi ha tamponato. Poi si incazza, ma non devi frenare. Ma scusami, ma tu non mi devi tamponare che sei dietro. Io freno quando voglio. Sei giù sempre in salita. Ero convinto scendesse di più la strada, sinceramente. Però a un certo punto ci dovrebbe essere un tunnel lunghissimo. Se troviamo un tunnel lunghissimo siamo sulla strada giusta. Ma va? Sì. Ah. Eccolo qua, Davos. Ah, perché è un passo Davos. Oddio. Uè, amica degli indiani. La freccia. Comunque, dopo rapida consultazione, siamo sulla strada giusta. Lo confermano le mucche sulla mia sinistra. Guarda che belle. Se ami le mucche, suona il clacson. Ciao, mucca. Guarda che paesaggio. Spettacolo. Tac, 50. C'è dietro una Mustang. Ah, sì. Sì, beh, ci supererà. 60. Davos, 24 km. Via che ci si va a divertire. Guarda lì che figa la montagna. L'hanno messa un po' che ti distrae in curva. L'hanno messa lì? Sì, apposta. Ah. Posso dire che rispetto all'Italia c'è un quarto del traffico e nonostante i limiti ci si gode molto di più la strada? Quello sì. Quanto odio fermarmi in salita, speriamo non si fermino. Dai, vai, vai, non ti fermare. Oh. Beh, comunque andare a 40 qua direi che è impossibile. Sì, esatto. E già tanto se vado a 15. Comunque c'è una caldazza veramente allucinante. Sì, qua sì. Qua sì, veramente insopportabile. Cioè, mi manca l'ossigeno. Uno dice, c'è che vado in montagna a prendere il fresco? 40 gradi. 50.
Self-service, c'era il benzinaio? Ma dov'è? Boh, c'era il cartello, ma mica l'ho visto. Ah, quello? Ah, sì. Mica ho due tacche, però. Sì, ho ancora due tacche anch'io. A quant'è che arriva al massimo? 200? Allora, piano come siamo andati oggi, secondo me arriviamo tranquillamente a 280 km col pieno alla riserva. Ah. A queste velocità qua non consuma veramente nulla, che è una delle cose belle per il 390. Cosa gli si può chiedere in più a sta moto? 20 cavalli forse in più, quelli non ne avrebbero fatto male. Ma sorpassiamo? E non si vedeva mai un... Tension, curvone parabolico, 30 all'ora dietro qua alle biciclette della Volvo. Bello. Questa se la sai fare mi sa che la fai col gomito a terra, non col ginocchio. Mamma che strada anche questa comunque. Beh, come vallata sembra proprio la natura incontaminata, guarda qua, tutto verde. Sì. Non è ai livelli di Bema, chiaramente, eh. Però dai, ci si avvicina. Comunque la Proloco dovrebbe darci dei soldi, eh. Sì, esatto. Ciao fans, siamo sul Fluela Pass. Ci siamo fermati a cambiare le batterie. Super bike qua. E bellissimo. Dopo la delusione dell'Albula, spero che il Fluela non mi deluda. O no?